Sono molto contento che poter essere qui. C'è qui anche il mio amico Henri Melos. Due mesi fa è stato emesso il manifesto sul futuro dell'Europa, basata sulla sovranità, appunto, per il futuro. Per me si tratta di un documento molto importante. Certamente Brexit vuol dire la via. Vorrei complimentarmi con questa conferenza, cioè meglio con l'organizzatore di questa conferenza, perché penso che i rappresentanti qui presenti rappresentino estremamente bene quella nuova tendenza, quella nuova direttiva che vorremmo realizzare noi. Oggi in Europa, in Unione Europea, praticamente può essere scritto con lo slogan: tutto su di voi, senza di voi. Mentre invece lo slogan nostro è proprio il contrario. L'altra contraddizione di cui vorrei parlare è che attualmente l'Unione Europea, nel suo stato attuale, praticamente rinnega le proprie fondamenta. Il Trattato di Roma effettivamente dichiara che i Paesi membri dell'Unione Europea hanno come competenza nazionale quello di difendere i propri cittadini. Qualora questa linea va avanti, che contrariamente contraddice al trattato di fondazione, allora effettivamente la sovranità degli Stati membri viene messa in pericolo. Poi il terzo argomento di cui vorrei parlare, menzionato anche dal collega polacco, l'ecologia praticamente vuol dire la difesa dell'ambiente. Dice che dobbiamo realizzare degli investimenti e dei provvedimenti per contrastare il cambiamento climatico, e si dicono che siccome questa è una questione globale, per cui occorrono delle soluzioni globali. Io sono assolutamente contrario a questo. Io penso che la biodiversità, la difesa del clima, la difesa dell'ambiente praticamente dipende soprattutto, innanzitutto, dalle famiglie, dal fatto come noi insegniamo ai nostri figli, ai nostri posteri, come difendere. Certamente la cosa, pertanto, per passare a un ambito più largo, ecco, è entro i limiti dello Stato nazionale dove è possibile trattare questa questione. La quarta contraddizione che vediamo è il pensiero del più Europa. Vediamo questa caduta, questo crollo, questo fallimento pietoso degli Stati Uniti, per esempio, nel trattamento della pandemia. Ovviamente i problemi che stanno di fronte all'Unione Europea possono essere ricondotti riguarda appunto la sovranità delle nazioni. Effettivamente abbiamo bisogno di un mondo più grande, ma più organizzata, ma abbiamo bisogno
del rafforzamento delle organizzazioni civili, del loro sviluppo ulteriore. L'Unione Europea pensa sempre società orientata verso l'economia di mercato. Io penso che questo ragionamento praticamente ha perso la sua validità. Dappertutto vediamo la difesa delle economie nazionali, dappertutto in Cina, in India, rafforzamento della propria economia. Io penso che i nostri investimenti dovrebbero essere difesi. È più importante anche che non dovremmo difendere soltanto i consumatori, ma anche i nostri lavoratori, le nostre famiglie, anche il ceto medio. Alcune federazioni sindacali, in maniera sistematica e metodica, cercano di distruggere la piccola e media impresa, il ceto medio, le nostre economie nazionali, servendo gli interessi delle multinazionali, che praticamente appoggiano questa loro attività. Attualmente l'Unione Europea sta distruggendo questa rete viva, che è determinata appunto da famiglia e piccole ditte, piccole imprese. A guardare un po' meglio queste contraddizioni europee, forse possiamo passare alla visione che si trova nel manifesto. Innanzitutto dobbiamo dar voce alla maggioranza dei nostri concittadini. Molta gente ora è costretta al silenzio. Sì, dobbiamo dar voce alle persone che attualmente vengono messe a tacere dai medium, dalle grandi organizzazioni, dalle grandi imprese. Dobbiamo riconsegnare il senso di responsabilità alle persone all'interno dei propri confini. Dobbiamo ridare il senso di responsabilità agli Stati. In qualche modo dobbiamo costringere la Commissione europea ad accettare che non può essere che il loro potere non abbia fine. Dobbiamo assolutamente limitare, ostacolare in qualche modo questo esercizio di potere, perché non è possibile esercitare il potere democraticamente senza il consenso della popolazione. Dobbiamo smetterla con il troppo potere della Commissione europea, con l'esercizio. Non c'è democrazia senza i cittadini. Non c'è. Perché noi abbiamo firmato nell'accordo di Marrakesh praticamente tutte le donne e uomini viventi al mondo possono avere il diritto di stabilirsi in qualunque punto, di prendere domicilio in qualsiasi punto del mondo. No, questo praticamente è un commercio di schiavi. Questo dobbiamo fare in modo che i cittadini all'interno dei loro confini devono avere il diritto di decidere chi può prendere domicilio, chi può stabilirsi.
senza, come io ripeto, senza il consenso dei cittadini non c'è democrazia. Sono molto contento di aver potuto condividere con voi alcune mie idee. Io penso e spero sinceramente che questo incontro sia solo il primo di questo genere nella serie delle tante conferenze future. Possiamo condividere così le nostre esperienze provenienti da molti paesi dell'Unione Europea, possiamo costruire la nuova Europea con l'Europa libera fatta da